Raccontare la storia della bestia in presa significa raccontare l'essenza della passione e la storia di una passione. Quando si hanno poco più di 20 anni è bello sognare e sono dei sogni che ci si deve porre come obiettivi. Quando questi sogni sono sostenuti dalla passione è forse un po' più facile, ma soprattutto non si perdono per strada. Per cui la passione per i motori, per i rally, per i grandi piloti, quando veramente è viva e forte, la si coltiva tutti i giorni, perché appunto è il tuo sogno. Il restauro di una Subaru Impreza Gruppo A è un'opera ardua, infinita, è quasi impossibile se non le conosci. E nella nostra officina siamo riusciti a non solo a rimettere insieme e a riportare allo splendore dei suoi tempi l'auto che vedete qui di fianco, ma siamo riusciti anche a ricostruire quei particolari che non era più possibile trovare. Perché è stato necessario fare questo? Semplicemente perché da grande appassionato non mi sono mai soddisfatto nel guardare soltanto una vettura, ma il piacere di guidarla non te lo deve togliere nessuno. Correre con una macchina che ha più di 20 anni, anche se restaurata completamente, è forse più impegnativo che correre con una macchina moderna e fresca, perché ovviamente tutti i pezzi dell'auto si consumano, si logorano e quindi l'auto va rialzata. Abbiamo maturato in questi anni quindi una grandissima esperienza sui fornitori, su come realizzare quei particolari che non si trovavano più, come dicono gli inglesi, out of the shelf, non più sugli scaffali. E da qui quello che era un sogno che si era un pochettino materializzato è diventato poco per volta anche un'idea. L'idea di realizzare la best impresa di sempre, cioè la miglior Subaru Impreza Gruppo A mai realizzata. Prendere l'auto, rifarla esattamente come era fatta allora, ma aggiornarla in tutte quelle parti o in tutti quei segmenti che un certo regolamento può permettere di fare. In questo caso noi ci siamo rifatti al regolamento del gruppo A della FIA, anche in prospettiva del fatto che la Subaru Impreza entrerà a brevissimo nella categoria delle auto storiche indette dalla FIA. E quindi mettendo insieme le due cose, la Continuation Car da una parte, il fatto di poter avere una macchina estremamente competitiva e soprattutto l'esperienza maturata, ci ha portato alla convinzione che questo era un progetto fattibile, quindi non soltanto un'idea, e dall'idea siamo passati alla realizzazione. Stavamo tenendo in piedi o ridando vita a una leggenda, ma non solo alla leggenda della Subaru Impreza, anche alla leggenda di Colin McRae. La cosa più bella che si poteva realizzare era quella di abbinare il nome di questo progetto al nome di Colin McRae. Avere un'edizione limitata di 8 auto, da un lato rende più facile, dall'altro più difficile, ma sempre super allettante la scelta che uno può fare, perché si può quasi scegliere l'auto che si rifà alla vittoria che uno ricorda con maggior piacere.
Le best in Pregia sono delle auto che sono evolute tecnologicamente rispetto al periodo in cui sono state costruite e principalmente in tre settori. Il primo, quello dell'elettronica, ovviamente, perché vengono utilizzati sia materiali hardware sia software al passo con i tempi moderni e attuali. Il secondo, il sistema di alimentazione, e il terzo, ovviamente, l'assetto e il sistema di sospensioni. Il motore è un motore che di per sé ha un'architettura che favorisce l'erogazione in maniera molto costante, sia dai regimi più bassi a quelli quasi tipici di un aspirato, e quindi gira dai 3.000 giri fino ai 7.000. E a seconda del tipo di benzina e del tipo di configurazione spazia dai 298-299 cavalli fino ai 360 abbondanti. La trasmissione è costituita da un cambio in esti frontali a 6 marce con lo schema originale, da un sistema di trasmissione 4x4 con tre differenziali, anteriore, centrale e posteriore. Pirogliatti è un testimonial d'eccezione per il progetto Best in Pregia, ma non solo, perché Piero, oltre a essere un amico, è anche un pilota professionista che con Subaru ha ottenuto l'ultima vittoria di un italiano nel mondiale, che risale al Monte Carlo del 1997. Guidare la Subaru Impreza stradale, per chi ama le Subaru Impreza, è divertente. Guidare la Best Impreza Gruppo A è una cosa stratosferica. Ogni volta che schiacci il pulsante rosso dell'accensione e innesti la prima con quel clack tipico del cambio a 6 marce, innesti frontali, ti viene la pelle d'oca, perché ti immagini essere Colin McRae ai tempi e stai facendo una cosa assolutamente lontanissima da quello che faceva lui, però è una sensazione incredibile, incredibile. Infine un doveroso ringraziamento per il supporto della famiglia McRae e anche per la loro amicizia, per l'amicizia di Alison e Holly, di Margaret e Jimmy, di Alistair, Stuart e Max. The best is yet to come.